detto della Boldrini che dice: voi uomini amate le donne, ed è vero, ma allora perché non siete al loro fianco? E io voglio essere al loro fianco perché io amo le donne. Ho un rapporto di parità, di reciprocità con le donne che io auspico possa un po' per volta arrivare ad essere un pochino più diffuso. Io praticamente non posso altro che vergognarmi per quello che ancora accade, questa violenza che spesso avviene addirittura in ambito familiare. Sono qui per solidarizzare con le donne e per lanciare un messaggio agli uomini di rispettare le donne, evitare situazioni che ci mettano a noi come uomini in una posizione predominante che non deve essere questa. È un tema che soprattutto da uomo credo dovrebbe interpellarci molto di più e dovremmo prima di tutto essere noi a fianco delle donne vittime di violenza di tutti i tipi, da quelle che muoiono nel mare del Mediterraneo alle violenze sconosciute in casa. Sono qui perché è un problema che riguarda gli uomini, anche se a pagarne il prezzo poi alla fine sono le donne. E sono qui con i compagni e le compagne di tante altre lotte civiche e quindi mi sembrava giusto essere presenti, anzi sarebbe bello se la piazza ci fossero più uomini che donne, però visto che le presenze anche maschili sono numerose. Sono qui perché ogni volta che le apro il giornale mi viene da piangere, diventa una cosa impossibile vedere queste cose, quindi ritengo che sia giusto sostenere questi eventi. La libertà delle donne come diciamo, soggetto storicamente oppresso è libertà di tutti incondizionatamente, ragionamenti sulla liberazione dei generi, la liberazione dagli stereotipi di generi appunto penso che parli a tutti e tutte e agli uomini parla insomma di liberarsi dal machismo, dal virilismo, è un percorso di liberazione reale per tutti, anche per me che sono un maschio bianco. Una cosa importante, oggi siamo qua a presentare un piano che è scritto dal basso, un piano antiviolenza, che ovviamente allo Stato si chiede, poi se non arriva bisogna fare il piano B. Personalmente mi vergogno che siamo stati maschilisti ieri ma anche oggi perché il femminicidio è aumentato e cultura maschile continua a essere protagonista anche nelle scuole, quello che insegniamo ai nostri figli, la società che circonda è tutta maschile, tutta maschilista, tutta patriarcale. Mi sono sentito in obbligo di venire, poi finalmente si ricomincia a scendere in piazza, è una cosa che abbiamo purtroppo perso, ci siamo un po' addormentati, bisogna continuare a combattere perché purtroppo non finisce mai. Parli anche a noi, anche agli uomini e che ribalti quelli che sono i meccanismi più perversi di questa società. Non vi fa paura una donna più forte, più potente? Assolutamente no, anzi crediamo che dopo millenni di patriarcato sia ora di ribaltare un po' quello che è in campo e quello che sta succedendo. Perché a un uomo gli scatta la violenza? Ma perché è sempre cresciuto così e non può immaginarsi un mondo in cui riesce a vivere tranquillamente con le altre persone. Cresciamo in una società maschilista.
io cresco con la mentalità lì, vedo mio cugino, i miei genitori così, farò fatica a approcciarmi con mia sorella, mia cugina in una certa maniera. È così, non è una questione di cultura. A livello normativo, legislativo, che cosa bisognerebbe fare per arginare questo fenomeno? Bisognerebbero, innanzitutto non bisognerebbe comunque chiudere o di dar fastidio ai centri contro la violenza, perché se i centri antiviolenza funzionano sicuramente questo crimine magari diminuisce. Io credo che ci voglia prima di tutto, prima ancora delle misure legislative, un grande opera di educazione, a cominciare dalle scuole più piccole fino alle scuole più grandi, perché senza educazione qualunque misura può essere inefficace. E poi occorre costruire delle condizioni di sicurezza per le donne, che non significa polizia nelle strade, ma avere degli luoghi, degli spazi dove poter liberamente riunirsi, incontrarsi e andare. Perché il problema principale non è delle donne, è degli uomini, hanno delle abitudini, delle consuetudini che non sono degne di una civiltà.